La nave Alex e la nave Alan Kurdi stanno dirigendo verso l'Italia. Cercheranno di forzare il blocco navale. È stato già notificato all'imbarcazione che si trova fuori dalle acque territoriali italiane di non entrare in porto. La Guardia di Finanza è salita e ha notificato al comandante il divieto di ingresso transito nelle acque territoriali italiane. Le due ONG sono la Mediterranea, con la nave, il veliero Alex di 20 metri, e l'altra nave è la Alan Kurdi della ONG Sea Easy. Una ha avuto il permesso di sbarcare a Malta, ma sta dirigendo appunto verso l'Italia perché dice di non aver avuto nessuna conferma da Malta, cioè nessuna motovedetta di Malta, nessuna motovedetta italiana ha preso in carico i migranti per portarli appunto al porto di Valletta e dice che la situazione igienico-sanitaria a bordo è grave, dove scarseggia l'acqua se non è finita e c'è questa malattia contagiosa della scabbia. Quindi di fronte all'intollerabile situazione igienico-sanitaria a bordo della Alex, il veliero di 20 metri, ha dichiarato lo stato di necessità e si sta dirigendo verso il porto di Lampedusa. Unico porto sicuro possibile di sbarco, dichiarano. Lo scrive su Twitter Mediterranea Saving Humans. Siamo a un'ora di navigazione da Lampedusa, scriveva poco prima Mediterranea. Abbiamo proposto varie soluzioni per portare i naufraghi a Malta, ricevendo sempre la stessa risposta: no, cioè devono essere loro ad andare a Malta. Abbiamo chiesto: possiamo avere cibo e gasolio per andare a Malta? La risposta è stata no. Possono andare a Malta, come vedete, maltesi, cioè possono andare a Malta come vedete maltesi, i nostri migranti a bordo? Ancora no. Possono andare a Malta con la Guardia Costiera italiana? La risposta no. Ci siamo chiesti: salviamo queste persone? La risposta sì. Scrivono sempre sui social, quindi sono pronti, si stanno dirigendo, stanno tentando di entrare nelle acque nazionali italiane. Questa è la ONG Alex, cioè la ONG Mediterranea con il loro veliero Alex. Anche la nave Alan Kurdi della ONG Sea Easy, tedesca, germanica, sta dirigendo verso l'Italia per entrare anche loro in acque territoriali italiane. Loro hanno una nave più grossa e gli è stato già notificato dal governo italiano il divieto di ingresso, transito appunto nelle acque territoriali. Quindi l'arrembaggio dell'ONG è cominciato e si fanno forti, sono tutte unite, si sono parlate, hanno deciso, facciamo come Carola, la nostra eroe tedesca, che ha forzato il blocco navale, ha speronato la Guardia di Finanza, non si è fermato ai ripetuti halt dei militari italiani e ha scaricato i migranti nel porto di Lampedusa. Stata indagata per un quadro accusatorio gravissimo, dallo speronamento all'attacco a nave da guerra italiana, non si è, violenza, non si è fermata all'alta di una nave da guerra italiana, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, quindi un quadro accusatorio molto grave, ma è stato smontato pezzo pezzo dal giudice per le indagini preliminari di Agrigento, Alessandra Vella. Quindi rimessa in libertà dopo che i procuratori e il procuratore capo di Agrigento, il capo ufficio istruzioni Luigi Patronaggio, aveva chiesto con i suoi uomini la convalida dell'arresto per un quadro accusatorio incredibilmente pesante. Magistrati, ex magistrati, professori di diritto internazionale avevano detto: qui il quadro accusatorio è pesante e gli indizi sono schiaccianti. Non può che essere arrestata e rischia fino a 30 anni di carcere, ma è stata liberata perché tutto quello che ha fatto non sussiste, non è reato per un ordine di leggi superiori che è quello dell'umanità. Quindi cancellato l'aggressione a nave militare perché il fatto di lieve entità non sussiste, quando nel 2006 un signore con un motoscafo che aveva speronato per scappare alla Guardia di Finanza è finito in carcere per 16 mesi e poi ci si chiede: ma la legge non è uguale per tutti? Quindi si parla di una sentenza particolare, diciamo particolare, in aiuto di questa donna che ha discreditato il nostro paese agli occhi del mondo, dell'Italia. Ecco,
degli stessi cittadini e dell'Europa. Adesso questa ONG pronta a tornare in mare, nonostante la nave sia per il momento sequestrata, le altre ONG hanno detto: noi facciamo quello che vogliamo, saremo come Carola. Per questo stanno forzando il brocco navale italiano in barba a tutte le nostre leggi e vedrete che arriveranno fin davanti al porto di Lampedusa. Non sappiamo quali unità navali militari ci siano davanti a Lampedusa, se il governo abbia predisposto delle unità navali più grosse, in quanto nell'ultimo caso era una piccola motovedetta, piccola tra virgolette, in vetroresina contro una nave da 650 tonnellate che lo ha quasi schiacciato e ha quasi ucciso i 5 militari a bordo. Non sappiamo se il Ministero della Difesa, se il Comando Navale italiano e il Ministero dell'Interno abbiano predisposto delle navi a difesa dei porti italiani più grandi. Vi aggiornerò con le prossime notizie. Grazie per avermi ascoltato.